finisco di mangiare il tarallo e giuro che inizio il video. Ah, yes! Siccome non ho tempo da perdere e mi rompo le palle poi a montare anche l'audio, oggi avrete l'audio della fotocamera. Spero non si senta ad minchiam, ma chi se ne frega. Dopo ormai tanto tempo vi farò finalmente vedere una cosa che vi ho sempre tenuto nascosta, più o meno. Cioè, su Instagram non è mai stata nascosta, però su YouTube sì. Ah, la carica giusta per iniziare un buon video. Ossia la mia postazione da gaming. Vabbè, questo è quello che vedete sempre dietro di me della mia cameretta. E sto per farvi vedere l'altra parte. Spero che vi piaccia questo video. Nel caso, lasciate un bel like se volete altri vlog, altre cose. Addirittura avevo in mente di fare anche una miniserie in cui vi dicevo qualche esercizio da fare. Mi sta venendo a ruttare, porca miseria. In cui vi piacerebbe dirvi qualche esercizio da fare per rimanere in forma. Come vedete, qui c'è la mia barra per le trazioni. Eccola qui, quanto è bella. Con Ted che ogni volta mi sprona a fare meglio, perché lui dice che vuole me e quindi io mi alleno per lui sostanzialmente. Quindi direi di partire. Vabbè, se avete già lasciato il like, se avete già condiviso questo video, direi di partire quindi con il mostrarvi la mia postazione da gaming, da montaggio, da qualsiasi cosa. E anche un po' in generale la mia cameretta. Tutti quanti quando fanno questo genere di video mettono a posto, solo che io voglio farvi vedere davvero le mie condizioni mentre registro e mentre proprio il terrone che in me è uscito fuori con questo mentre monto. Di conseguenza, tada! Eccola qui. Però partiamo subito con calma, ragazzi miei. Allora, beh, lì c'è la scatola del ring che sta lì. Sopra abbiamo una bella mensola e lì c'è un calendario di gennaio. Noi siamo a marzo, però vabbè. Iniziamo dalla mia fantastica porta, che avevo iniziato a mettere questi cosi, che sono i cosi quelli delle uova, no? E per tipo insonorizzare. E solo che c'è mia sorella che si vede nel video, che balla. In pratica ho scoperto che sì, insonorizzano, ma sono brutti come le cose brutte della vita. Quindi vabbè, ho desistito. Anzi, inizialmente li avevo messi tutti là dietro e poi li ho tolti. Vabbè, fa niente. Qui abbiamo il nostro fantastico Ivo e il cuscinetto della sedia sopra cui sto seduto, che dopo vediamo. Questo qua, vabbè, il joystick, perché prima ho giocato un po' a Fortnite. Qui abbiamo la base, la vecchia base del Blue Yeti, che è il microfono che utilizzo. Poi vabbè, abbiamo le Beats, perché per giocare a Fortnite non uso le cuffiette ma uso queste qui, che sono ovviamente migliori, cioè mi danno un audio più pulito. Il fantastico mouse tamarro con tutte le lucette, non mi chiedete che tipologia è, come si chiama, forse è scritto qua, ok, va bene, sì, forse l'avete letto, non lo so, non mi ricordo manco come si chiama. Qui abbiamo la nostra tastiera, yeah, che cambia colore in realtà. Può anche fare i colori che che cambiano, yes, posso fare il DJ con la mia tastiera. Neppure questa mi ricordo come si chiama, ma credo che sia questo il nome, non ne ho la più pallida idea. E qui poi abbiamo il primo schermo con il canale già messo. Ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi. Passiamo adesso al ring con il cavalletto. Ragazzi, per farvi vedere come ho dovuto mettere questo ring, in pratica non avevo un treppiedi, quelli alti, non mi ricordo come si chiamano, vabbè, avete capito, non avevo l'asta per mettere il ring. Mi è arrivato solo il cerchio a led. E quindi, ragazzi, proprio con la mania dell'Art Attack, anzi, proviene dallo stesso paese da cui proviene Giovanni Mucciaccia, ho deciso, guardate come piazzarlo. L'ho piazzato, lo spengo così si vede meglio. L'ho piazzato con lo spago, ragazzi miei. Lo spago che regge tutto. Cioè, questa cosa, guardate, è quanto di più instabile esiste. No, perché la cosa più instabile è il cavalletto, che si trova praticamente su una scatola che praticamente va
addosso al ring. Cioè, ragazzi, è qualcosa di davvero disumanamente instabile tutto il setup. Comunque, riaccendo il ring così almeno vedete tutto il resto meglio. E qui sopra abbiamo... Niente, perché in realtà Sara esiste. Qua abbiamo uno dei miei dolci preferiti, che sono buonissimi, però allappano in bocca come poche cose nella vita. Qui abbiamo le casse che ogni tanto collego per vedere i film o robe simili con il jack al computer. Qui molto, molto utili, anche con la luce che ogni tanto mi dice che devo montare perché è tardi o mi devo svegliare perché devo andare a lezione. Qui abbiamo degli occhiali che ancora non avete mai visto nei video, che si sono anche rotti, l'ho appena scoperto, che palle. Un orologio che ho pagato, non sto scherzando, 85 centesimi su un sito altamente giapponese. Poi abbiamo un cappellino da fungo che è quanto di più brutto che mi stia in testa possibile. Cioè, ragazzi, quanto posso sembrare un ancora più idiota con questo fungo in testa? Cioè, ora non è messo bene, però vabbè, si capisce che sembro ancora più idiota. Questi qui sono dei pugni gonfiabili che però ancora non avete mai visto. No, sì, una volta l'avete visti in una challenge con la mia ragazza. Qui poi abbiamo il secondo schermo che utilizzo di solito quando faccio le live. E qui abbiamo tutto il caos possibile e immaginabile con tanto di Red Bull che adesso bevo. Il fantastico microfono attaccato all'asta che è il Blue Yeti, ragazzi, questo qui grandissimo acquisto, con anche la super cappella che costa tipo un euro manco. Vabbè, lì ovviamente abbiamo l'altro schermo. Questi non esistono neppure questi, perché anche il mio minchia esiste davvero. Poi abbiamo, vabbè, il dilatatore, che anche questo qua l'avete già visto. Vabbè, il vecchio telefono, fogli di carta che ogni tanto prendo appunti e butto giù delle idee. Poi abbiamo qua il megafono, una bottiglia d'acqua quasi vuota che butto a terra, dei fidget spinner, robe, una banana finta, il campanello che è rotto, sta qui l'altro pezzo, dovrei metterlo. Andiamo poi non ai cassetti ma a fianco, cioè qui abbiamo una bustona con dentro un grembiule che in teoria era il progetto di far arrivare nonna Mushix sul canale, che però ancora non ho fatto. Poi abbiamo robe del VR, perché qui c'è la PlayStation, ragazzi, qui c'è la PlayStation e lì c'è il posto dove mettere la Switch. Qui sta il fantastico editore numero uno che vi ricorda di lasciare like a questo video. Mentre lasciate like, do un altro sorso. Sembra quasi che questo video sia sponsorizzato dalla Red Bull, solo che ho mangiato il tarallo prima di fare un video che lo sconsiglio perché allappa molto in bocca e ho sete, quindi bevo quello, mi piace molto Red Bull. Poi va bene, ragazzi, andiamo subito sul cassettino numero uno per farvi vedere il mio fantastico ordine. C'è medicine, Switch, cinture, il coso che non mi ricordo mai come si chiama per importare dalla PlayStation al computer, bretelle, questi qua, questa qua è un'agenda tipo del 2001 forse, portafogli che non uso più, occhiali da sole, ragazzi, addirittura cos'è questa? Ah, questa qui è una corda per saltare, ancora chiusa, mai aperta. Sì, perché mi è uscita assieme agli anelli, quelli che stanno attaccati lì alla sbarra. Secondo cassetto magico abbiamo, vabbè, la custodia delle Beats. Poi un piccolissimo cavalletto che mi porto in giro quando porto questa fotocamera. Poi, vabbè, il coso, quello della Switch, per mai messo, mai utilizzato nella mia vita. Cavi, l'altro joystick della PlayStation, quanto nero non si vede mai nella vita, vabbè, tanto lo conoscete. Un cuscinetto gonfiabile. Poi abbiamo il vecchio tappetino che è tutto rotto, ragazzi, per i veri player mi capiranno che è tutto rotto, quindi infatti ho dovuto cambiare. Se infatti questa è una cosa fighissima, ragazzi, che consiglio a chiunque abbia problemi di tappetini. Ho preso quello XXXXXXXL, cioè c'erano tipo 10XL e poi l'ho pagato tipo una stronzata, l'ho pagato tipo 8 euro ed è qualcosa di davvero comodissimo, anche perché tipo questo che ho preso io è proprio tipo cucito, cioè roba che i bambini dell'Azerbaigian l'hanno fatto loro in pratica. Passiamo all'ultimo cassetto, il cassetto che farà venire alcuni di voi e farà... mensolina che vedrete dopo. Dopodiché qui abbiamo davvero tutte le mie fissazioni in pratica. Vabbè,
cose per il computer, per aprire il computer, anche questo è molto utile. Non so perché ho perso uno, chissà dove cazzo sta. Pistole Nerf, che non sapete quante volte con i miei amici facciamo le super sfide con queste cose. Tutti quanti i colpi che ogni volta meticolosamente tento di recuperare e mettere a posto. Poi abbiamo, vabbè, alcuni giochi di PS4 e Switch, qui da questa parte. Poi ragazzi, qui abbiamo una roba davvero allucinante. Cioè, beh, questo qui alcuni di voi già lo conoscono perché è il mio album di tutte quante le carte più rare di Yu-Gi-Oh! Che avevo, cioè che ho, però nel senso che prima ci giocavo. Questa è la pagina, è la pagina maschi, nel senso stanno ragazza maga nera e l'infezione fatata, che sono secondo me le carte più porno che ci sono su questo gioco. Ok, e in pratica qui in teoria avevo in mente di venderle, poi non le ho mai più fatto, anche perché c'è troppa infanzia, troppi ricordi. Qua ragazzi c'è, vabbè, il mio deck, e sono tutte quante carte così. Sicuramente molti di voi hanno anche loro questo numero di carte, oppure no. Cioè ragazzi, qua continuano, eh. Cioè sono tutte quante carte, tutto pieno di carte di Yu-Gi-Oh! E così facendo abbiamo finito solamente la parte che voi non vedete mai, però vi vado a far vedere, anche se questo video durerà tantissimo, la parte quella che comunque vedete ma mai nello specifico. Sì, per quelli che già lo pensavano, tutta quanta la mia cameretta è circondata da questi orsacchiotti. Inizialmente, quando ero piccolo, avevo iniziato a fare i baffi e dare nome a tutti gli orsacchiotti. Poi mi sono rotto i coglioni, anche perché poi la cosa più triste che ho scoperto è che in pratica è una sequenza che si ripete all'infinito, quindi erano sempre uguali e non aveva senso in pratica cambiargli i nomi. Questa qui è una targa originale, proprio è originale, questa qui è immatricolata davvero in New York, me l'ha portata un amico di mio padre. Vabbè, questa qua è una cosa stupida che ho preso io. Vabbè, Ted l'avete già visto. Qui abbiamo i cartelli delle fiere. In realtà ne ho fatte solo due al momento. Quella della mia città e il Games Week. Poi abbiamo una stronzata così. Qui abbiamo, come ben sapete, la sbarra con gli anelli. Così, piccola dimostrazione. Qui poi abbiamo un collage di foto fatte dalla mia ragazza, io e mio papino, che mi tiene in braccio quando ero piccino. Questo qui sono io e la mia ragazza. Questo qui sono io, questo piccolo birbante. Qui sono sempre io che guardo la mia mamma, la mia prima passione, la mia bambina. Lì c'è Kevin, fai ciao Kevin. Ciao. Qui c'è il mio fantastico letto, che è troppo gonfio per essere in un mio video. Di conseguenza, adoro il piumone. Qui io e mia sorella con... che posa? Con quale posa? Lì c'è un quadro di Batman, che mi piace un sacco i film di Batman. Solo che ho dovuto togliere gli altri due cartelli per mettere la sbarra, perché preferisco la sbarra ad avere il braccio sinistro di Batman. Poi qui abbiamo, vabbè, altre foto con la mia famiglia e mia sorella. Ecco qui, ciao sorellina, quella che prima ha salutato dalla porta, non so manco se ve l'ho fatto vedere o tagliato. Qui ci sono le foto, in realtà dovrebbero essere 5, solo che una non la trovo, non so perché dove stia. Di me, di foto di classe, ok. Non faccio troppo zoom, ancora qualcuno non vuole essere visto. Questa ragazzi è una foto curiosa, secondo voi come è stata fatta? Non è proprio una foto. Questo video sta decisamente diventando troppo lungo. Però ragazzi, se non lo so se dividerlo in due, ma non credo. Spero che alcuni di voi siano rimasti fino a questo punto a vedere il video. Nel caso, scrivete qui sotto nei commenti hashtag io ci sono, così senza senso, per farmi capire quelli che sono arrivati fino a questo punto, perché la curiosità vi spinge fino a vedere tutta la mia camera, tutta la mia postazione, tutto di me. Questa ragazzi è la postazione vittoria, sono tutte quante medaglie di vari sport che ho conquistato nei vari anni, perché ragazzi dovete sapere che io sono un po' scemo e ogni volta che faccio uno sport
alla fine arrivo sempre a farlo a livello agonistico. E ogni volta che inizio a vincere cambio sport perché mi rompo le palle. Sì ragazzi, è così. Ogni volta che inizio a fare qualsiasi cosa bene, 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 alla fine cambio, mi stufo. Perché se mi stufo io devo sempre cambiare la roba. Qui ragazzi abbiamo, vabbè, altre coppe, come già detto, sempre delle competizioni e tutto il resto, con un sacco di cose. Questo l'ho preso a New York. Vabbè, queste qua sono le guardie di Londra, sono due, una chiusa e una no. Qua abbiamo una cosa bellissima, ve la carico, ve le faccio vedere. Sono delle tettine, sono delle tette che abbiamo preso, che i miei genitori, non io. Esatto, avete sentito bene, i miei genitori mi hanno regalato queste tette che hanno comprato in un sexy shop tipo a Praga, non mi ricordo dove sinceramente. Perché stanno solamente qui e non in tutte le altre ante degli armadi? Ragazzi, è molto molto semplice la questione, perché una volta ero molto molto arrabbiato e da grandi poteri, da grande forza deriva una grande responsabilità, ma soprattutto una grande distruttività. Infatti, arrabbiato con mia mamma, entrai qui in cameretta e diedi un pugno esattamente qui. Proprio qui, ragazzi, diedi un pugno e il risultato fu questo. Il mio pugno entrò totalmente all'interno dell'armadio e fui davvero molto 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 fortunato, perché lì ero in preda all'ira e non pensavo a quello che stavo facendo. Se avessi deciso di dare il pugno, di tirare il pugno in questa qui, in quest'anta qui rispetto a questa qui, oggi probabilmente starei senza una mano, perché ragazzi qui C'è lo specchio ragazzi, la testa di Sara, la sedia da gaming, ok, questa qui però non so se ve l'ho già fatta vedere oppure no, non importa, sta cosa l'ho lanciata diverse volte nei video. E infine qui abbiamo una luce che utilizzo per fare uno sfondo ancora più luminoso, perché ragazzi di solito non utilizzo questa fotocamera che è una Sony Alpha 5100, ma utilizzo la normalissima webcam. Di conseguenza questo video direi che è completato. Ci sono ancora dei segreti della mia cameretta che però me li conservo per il futuro, perché c'è sempre tanto 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 da scoprire. Se questo video vi piace, lasciate un bel like, condividete questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale per questo e tanto ma tanto altro ancora. Visitate anche il mio profilo Instagram, il cui link è qui sotto in descrizione, e noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!